Noi abbiamo fatto un piccolo investimento in più, confermando nella sostanza la spesa degli scorsi anni, ma è un investimento per la prospettiva. Un investimento che in sede di bilancio consuntivo soddisfa l'amministrazione comunale, viste, si dice a Palazzo Gambacorti, le incalcolabili ricadute in termini di visibilità e promozione che soprattutto l'edizione 2011 ha portato alla città. Ma quanto è stato speso in effetti? Abbiamo speso attualmente circa poco più di 400.000 euro e abbiamo un introito da parte delle sponsorizzazioni di oltre 100.000 euro, comprensivi di tutte le manifestazioni storiche. E per il prossimo anno sono previsti anche nuovi meccanismi per abbattere ulteriormente il budget a carico dell'amministrazione. Sì, ecco, noi sulla scorta di questa edizione di straordinario successo stiamo già lavorando alla prospettiva e anche sulle sponsorizzazioni stiamo lavorando con un metodo che io spero ci consenta di avere già dal prossimo anno una maggiore copertura e quindi un risparmio di risorse pubbliche. Legittime soddisfazioni che non finiscono qui, quelle legate alle manifestazioni storiche pisane, perché proprio per domani, 28 luglio, una delegazione della città della Torre è attesa a Roma, al Ministero del Turismo. Ho visto che la Brambilla ha apprezzato, io sono contento, vorrei che questa però non rimanesse soltanto una medaglietta che ci mettiamo, ma un'azione positiva verso i giochi storici. Abbiamo bisogno di finanziamenti, di agevolazioni, di aiuto alla promozione, di tutto ciò che può fare di queste occasioni, come giustamente la Ministra dice, un'occasione di crescita, di sviluppo, di qualificazione delle città.